Sono passati già 29 anni dalla morte di Don Gaudiano e ci troviamo anche quest'anno a ospitare l'8 ottobre e il 10 ottobre la giornata della solidarietà. Il 10 ottobre vedrà la partecipazione capillare di tantissime classi della nostra città, degli istituti superiori, che hanno partecipato alla prima edizione del concorso video dedicato appunto a Don Gaudiano. Quest'anno verrà riproposto il concorso e attraverso questa partecipazione attiva dei giovani c'è la possibilità per le nuove generazioni di interrogarsi su dei grandi temi che li vedono protagonisti. Anche questa volta la città risponde in prima persona di fronte a una personalità che ha lasciato in tutti noi un grande segno che ancora oggi viviamo presente nella nostra città, e sto parlando di Don Gaudiano. Quest'anno la giornata della solidarietà sarà composta da due momenti. Il sabato 8 ci sarà la celebrazione eucaristica con l'arcivescovo alla Madonna delle Grazie alle ore 18, poi lunedì 10 ci sarà in mattinata il momento con i ragazzi delle scuole superiori, dove saranno presentati gli elaborati che hanno preparato sulla frase di Don Gaudiano "è solo un uomo", con la premiazione. Questa premiazione sarà preceduta da un intervento del direttore di Rondine, che è un'esperienza di integrazione in Toscana, e parlerà Franco Vaccari, presidente di Rondine appunto, parlerà di cattiveria o indifferenza. La sera invece, dopo cena, all'auditorium Montani Antaldi ci sarà l'incontro aperto a tutta la città e ci sarà come relatore il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, che parlerà su rispetto e giustizia, educare alla politica.